21 giugno 1942, Tobruk è nostra. We beg you pardon, vi chiediamo perdono. Nel diario di un ufficiale del terzo artiglieria celere, Boloire. Tobruk, ecco la chiesa di San Francesco d'Assisi. Qui invece vediamo il generale Gambara e il generale Rommel che scrutano le difese di Tobruk prima dell'assalto. Nel 21 gennaio 1941 Tobruk venne conquistata dalle truppe inglesi ed australiane. Rommel e le truppe itriote tedesche la riconquistarono il 21 giugno 1942. Qui il generale Bastico a Tobruk, che era il governatore della Libia. Qui le foto drammatiche dell'ospedale di Tobruk, bombardato dagli inglesi, ma era ben visibile la croce rossa sul tetto. Qui truppe del DAC. Dopo la battaglia di Ain al-Ghazala, le truppe italo-tedesche riuscirono a conquistare la città e ci furono 35.000 prigionieri inglesi, grandi rifornimenti e grandi scorte. Secondo reggimento artiglieria celere, che qui vediamo sulla nave, per Tripoli, partecipò all'assedio con gruppi di obici e gruppi di cannoni 75-27, come vediamo alcune batterie in azione. La foto successiva invece è un cannone 88 tedesco, ma è distrutto da una esplosione. È bellissima questa foto di un vigile del deserto che dirige il traffico tra Tobruk e Derna. Dopo Tobruk, le truppe di Rommel, italo-tedesche, si lanciarono nel deserto per arrivare ad Alessandria, ma si fermarono ad El Alamein.